Basilicata, arrestato il governatore Pittella. Thailandia, ora è allarme ossigeno. Scattano i dazi USA, borse in rialzo. Verte su concorsi, nomine ed altre procedure amministrative dell'azienda sanitaria della provincia di Matera. L'inchiesta della procura che ha portato stamane all'arresto di 22 persone, tra cui il presidente della regione Basilicata Marcello Pittella, da oggi ai domiciliari. Altri 8 provvedimenti cautelari riguardano obblighi di dimora. E ancora allarme per i 12 ragazzi thailandesi intrappolati con il loro allenatore in una grotta. Il livello di ossigeno all'interno è infatti sceso al 15%. A riferirlo le autorità thailandesi, che parlano di un livello abituale di 21%. A fare abbassare il livello, ha spiegato il governatore, la presenza di centinaia di soccorritori. Uno di loro ha perso la vita ieri dopo aver posizionato le bombole di ossigeno. L'entrata in vigore dei dazi USA sulle merci cinesi, scattata ufficialmente oggi, fa rialzare le borse europee. Ieri anche Wall Street ha chiuso in crescita dello 0,75% sul Dow Jones e dell'1,24% sul Nasdaq, così come le piazze asiatiche, con Tokyo che ha chiuso in rialzo dell'1,12% e Shanghai a quota più 1,24%. Ronaldo sempre più vicino alla Juve. Il campione portoghese avrebbe dato la sua parola ad Andrea Agnelli. Lo afferma il quotidiano spagnolo Marca, che questa mattina dà per fatto l'accordo tra l'attaccante e il club bianconero. Secondo il giornale, decisivo per l'addio sarebbe stato l'atteggiamento del presidente dei Blancos, Perez, nel rapporto con Ronaldo. Non una questione di soldi dunque, ma di rapporti personali che si sono andati deteriorando nel tempo. E questa era la nostra ultima notizia. Se volete degli aggiornamenti potete collegarvi al sito www.adnkronos.com. Grazie per averci seguito. Arrivederci.